La forte ondata di maltempo di questi giorni ha nuovamente messo in ginocchio diverse zone della provincia di Teramo, in particolare la costa e la Val Vibrata, condizione aggravata dal fango e dai detriti provenienti dai terreni che hanno invaso le strade rendendole al limite della percorribilità e danneggiandole in alcuni casi, come quella della fondovalle del Salinello dove le ruspe della provincia hanno lavorato incessantemente per liberare la carreggiata. Una condizione quella della mancanza di manutenzione e pulizia dei terreni su cui il presidente della provincia Diego Di Bonaventura ha annunciato controlli e multe a quei proprietari che non rispettano il regolamento di polizia rurale. Bombe d'acqua che arrivano di colpo, che è quello che non accadeva 30 anni fa, e 30 anni fa c'era anche un'altra diversità, c'erano imprenditori agricoli, c'erano proprietari dei terreni che coltivavano direttamente i propri terreni e lavoravano i terreni con le buone maniere. Io vengo da Notaresco, un paese collinare, ho tantissimi imprenditori agricoli e lungo le strade, le scarpate, le famose spalle delle strade non venivano mai toccate, venivano lasciate 3 metri proprio dalla scarpata, onde evitare che la scarpata diventasse fragile. Oggi purtroppo non è così, però mi permetto di dire, non diciamo che tutti oggi lavorano male i terreni o che tutti i proprietari dei terreni lavorano male, ci sono alcune zone dove i terreni sono o abbandonati senza regolamentazione delle acque oppure vengono lavorati, è innegabile, proprio sul ciglio della strada. Tu ari fino sopra la scarpata, giustamente la scarpata con 10 ore d'acqua va giù, e questo è un problema e saremo obbligato ad attenzionare queste zone di terreni, perché è innegabile. Le foto che abbiamo di ieri con il dirigente, abbiamo fatto un giro su tutte le strade provinciali, metri cubi di terreno fertile stavano sulle carreggiate. Poi dobbiamo dire un altro problema, perché è giusto quando qualcuno dice ma nessuno vede le caditoie o le cunette che sono piene, ed è vero, quello è un problema che da 2 anni stiamo gestendo perché non si puliscono più da 30 anni, ma quel problema lì che cosa fa? Porta l'acqua in mezzo alla strada e rovina l'asfalto, non porta intere colline in mezzo alla strada. In questi 2 giorni ho ricevuto tantissime email in privato dicendo che è un problema che dobbiamo gestire insieme alle cunette, perché sono 2 problemi reali. Uno tocca la provincia ed è colpa della provincia ed è colpa mia oggi se le cunette da 30 anni non sono ancora pulite, ma stiamo trovando un modo per ripulire tutte le cunette. Ma abbiamo un altro problema, che dobbiamo tornare alle buone maniere delle pulizie dei terreni.